Ciao a tutti! In questo video vedremo come aprire il connettore autoradio di una Jeep Renegade. Lo stesso tipo di connettore è possibile trovarlo su 500X, Compass e altri modelli del gruppo. Ne ho acquistato uno in autodemolizione per pochi euro. Questo mi ha permesso di poter imparare a smontarlo senza danneggiare quello della mia auto e poter recuperare in questo caso i tre pin con un pezzo di filo che saldati al filo nero, bianco e verde della retrocamera ho potuto inserirli nel connettore dell'auto quasi come da casa madre, per poter vedere ovviamente sullo schermo cosa succede dietro l'auto dopo aver inserito la retromarcia. Materiale utilizzato: connettore autoradio acquistato in demolizione, coltello senza seghetto, lame in metallo. Iniziamo. Per poter sganciare il connettore radio bisogna premere questo dentino in plastica e svincolare la levetta, la quale, avendo la forma collodoca, durante la rotazione estrae automaticamente circa metà del connettore. Per poterlo aprire in modo da sfilare un singolo pin è necessario sganciare la cornice in plastica rossa. In questo caso utilizzo la lama di un vecchio coltello senza seghetto. Vista la disposizione dei fori, non sarà un grosso problema riposizionarla per il montaggio. I fori del pin femmina, ora evidenziati in rosso, hanno al loro fianco la rispettiva sede per inserire la lama in metallo, la quale interviene sul dentino in plastica che tiene bloccato il singolo pin. A questo punto, se volessi recuperare per esempio il pezzo di cavo azzurro incluso il pin in metallo a cui è attaccato, inserisco la lama nella sede a fianco dello stesso pin, raggiunto il fine corsa, applico una leggera pressione sulla lama verso il pin in modo da agevolare lo sgancio del dente in plastica e tirando il filo ecco che il pin esce. Tolgo anche il filo azzurro verde ed anche quello blu. Per inserirlo è sufficiente spingerlo nella giusta sede, orientando la scanalatura verso il lato del guidalama per lo sgancio. Per verificare che l'inserimento sia stato fatto nel modo corretto, basta tirare il cavo e se risulta bloccato vuol dire che è stato inserito correttamente. Infatti, come si può vedere, su un lato del pin c'è l'impronta dove si innesta il dentino in plastica del connettore e va rivolta verso il foro guidalama. Se vi è piaciuto il video mettete un like ed iscrivetevi al mio canale. Grazie, ciao, alla prossima!